12 canzoni, un mix unico di musicisti, un cammino lungo 7 anni e una data di uscita speciale, oggi giorno del suo compleanno. Andrea Parodi, cantautore comasco, presenta il suo ultimo lavoro, Zabala, un viaggio tra Italia e America che racchiude collaborazioni uniche, esperienze di vita, per un disco in italiano, solo una canzone in inglese, dedicato ai suoi figli, che profuma di Texas e Messico, di folk e rock. Due culture, molteplici sfumature e ricordi, amicizia e amore per la musica, il binomio che sta alla base di questo album. Ci sono Scarlett Rivera, che è la violinista, musa ispiratrice di Bob Dylan negli anni 70. Martin Scorsese ha appena fatto un film su Dylan e su di lei, bellissimo. E c'è Larry Campbell, sempre della band di Bob Dylan, c'è il premio Oscar Ryan Bingham, il tastierista di Dire Straits, Tommy Mandel, c'è un cast, mi sono divertito, devo dire che in questi anni tutte queste amicizie, anche frutto del lavoro che faccio di portare in tour cantautori e band dagli Stati Uniti, mi hanno dato questa grandissima possibilità. Compatibilmente con le misure anti-Covid, Andrea prevede un'estate di promozione e di eventi live, il primo concerto il 23 maggio a Pavia e a giugno ci sarà una data anche a Cantù.